Nicola, ci siamo e domani è il grande giorno, il giorno che una città intera aspetta. Come vi state preparando? Come sta la squadra? Stiamo bene, noi la stiamo preparando come se fosse una partita normale, come lo è, con tutte le aspettative, tutte le cose che ci sono. Come dici te, la città aspetta, la pressione, l'aspettativa, eccetera. Queste sono le cose che a noi non devono interessare, nel senso che è sempre una partita di pallavolo e come tale va giocata, quindi dobbiamo concentrarci e pensare solo a quello che c'è da fare in campo. Senti, che Modena ti aspetti? Modena che tra l'altro in questi giorni si sta allenando a porte chiuse, una Modena che magari molti dicono non è al 100%, non è al 100%, forse una squadra diversa da quella che abbiamo incontrato sabato. Sì, sarà molto più agguerrita perché ha dentro se stesso non solo dei giocatori che sono in grado di risolvere tante partite, le situazioni da soli, e quando si trovano sotto tirano fuori il meglio di loro, quindi mi aspetto assolutamente una Modena molto più agguerrita e molto più pericolosa delle ultime due partite che abbiamo giocato contro. Quindi in quel senso lì dobbiamo aspettarci una battaglia lunga, una partita molto difficile, però nello stesso tempo tranquilli e sereni perché è sempre una partita di pallavolo. Senti, a livello tecnico invece cosa ti spaventa di più di loro? Invece quali possono essere i nostri punti di forza? Ma noi in queste partite qua non solo dobbiamo cercare di fare quello che sappiamo fare meglio, non c'è una ricetta particolare per giocare queste partite qua se non nella testa. È chiaro che tu ti alleni un anno, 6 mesi, con me ultimi 2 mesi, sempre a fare le stesse cose per trovare l'automatismo, per trovare la sicurezza, eccetera, e adesso aspettare di fare e chiedere di fare qualcosa di diverso sarebbe un errore, per cui noi dobbiamo solo fare le cose che stiamo facendo e che stavamo facendo fino all'ultima partita bene, continuare a farle, e poi se Modena riesce a tirare fuori una partita eccellente dove battono tutti a mille e gli vengono tutte le battute e ci mettono in grave difficoltà con la ricezione, è una cosa a cui dobbiamo, come dire, aspettarsi. Per cui, come ti dicevo, mi aspetto una squadra che verrà qua con coltello fra i denti, sapendo che è l'ultima spiaggia e che vorrà sicuramente dimostrare che magari non è quella di ultimi tempi. Senti, un altro paio di cose. Nell'ultima partita una prestazione esemplare da parte di tutti, però ecco, Baranovic e Djuric insomma, hanno fatto in qualche modo anche la differenza. Tra l'altro Michele in una recente intervista ha detto Gurbic mi ha trasformato, mi ha dato quel qualcosa in più. Ma lui ce l'ha questa cosa qua dentro, che è un giocatore di grande qualità, non è una cosa che certo scopro io, per cui magari una cosa che siamo riusciti ad avere in più o che ho avuto io magari è che ho fatto palleggiatore, quindi in certe situazioni capisco esattamente le sue incertezze, difficoltà, e allora ho cercato di trasferirgli la serenità nelle cose. Guarda, quando fai così va bene, oppure quando cerca di farla fare, cioè, per un palleggiatore queste cose sono molto importanti. È chiaro che io posso fare tutto quello che voglio, ma se da parte sua non c'è, come dire, non c'è un ascolto, non c'è di mettersi in gioco e di provare, è inutile, e lui è stato bravo in questo senso ad ascoltarmi e ha cercato di applicarsi e i risultati si vedono. Sono molto contento per lui e spero che continui così. Ultimissima cosa, dicevamo, grande attesa in tutta la città, domani ci si aspetta ovviamente il palazzetto delle grandi occasioni, cosa diciamo ai nostri tifosi? Stavo cercando di preparare questa partita come tutte le altre, perché la mia squadra, da quando io sono arrivato qua, salvo forse l'unica partita contro Perugia dove non eravamo noi, ha fatto quello che è praticamente il marchio voglio dire, della mia gestione, ma proprio di come voglio che giochi la mia squadra.
ed è quella che voglio che ci combatte su tutti i palloni. Ed è questa la cosa che se noi riusciamo a portare in campo domani, avremo vinto a prescindere dal risultato. Quindi venite numerosi perché vi aspetta un spettacolo di pallavolo.